Perché il pronto soccorso a mare nelle marine Cesi non stanno aprendo? Qual è il Allora, la problema? situazione è abbastanza grave. Teniamo in considerazione un fatto, che esistevano 10 postazioni USCA, adesso le 10 postazioni sono state ridotte a 5. Che cosa significa? Significa che ci sarà un ampio raggio d'azione per i colleghi che lavorano nelle USCA, che molte volte saranno costretti a fare 70-80 km per andare a trovare una persona positiva che ne ha bisogno. Quindi di conseguenza da 10 abbiamo detto ne hanno ridotte a 5, non solo, ma nel SISP hanno ridotto il personale. Questo significa che i tracciamenti, in un momento in cui con i mondiali, con gli europei di calcio, quando si parla di aumento dei contagi, in questa situazione abbastanza grave, che non ci siano medici per i tracciamenti e soprattutto per seguire l'andamento dei contagi, aver ridotto il numero, questa è una cosa abbastanza importante. Volevo far notare che alla Guardia Medica di Garatone, ma non è l'unico esempio, c'era un cartello poc'anzi dove invitava tutti coloro che si rivolgevano alle guardie mediche di rivolgersi alle guardie mediche di Nardò. Quindi questo significa che non esistono neanche i medici per coprire turni nelle guardie mediche. Quindi non mancano i medici per i pronto soccorsi estivi, i pronto soccorsi estivi che tardano a partire in un momento in cui qualunque tipo di emergenza sarà poi affibbiato, diciamo, al 118. 118 che sulle nostre strade popolatissime sicuramente le ambulanze non avranno da poter liberare sicuramente. Quindi mancano i medici nei pronti soccorsi estivi, mancano i medici nelle guardie mediche, mancano i medici in generale, proprio per la cattiva programmazione di cui parlavamo prima. La laurea adesso è una laurea abilitante, ma mettere sul mercato dei giovani colleghi neolaureati, questo significa anche esporli a rischi e a grossi problemi dal punto di vista deontologico, e quindi di conseguenza non dobbiamo far correre pericoli ai nostri colleghi giovani che dovrebbero sicuramente essere preparati e formati, e quindi deve cambiare un po' tutto. Questo Covid ci ha creato un po' uno stand-by dal quale dobbiamo sicuramente rinascere più forti di prima. Dottor Gino Peccarisi, i medici continuano a scarseggiare Sì, nel Salento. sì. Oggi siamo qui per parlare di una laurea internazionale da questo punto di vista. Allora, come possiamo ovviare a questo grosso problema che c'è? C'è un suggerimento da parte del vicepresidente dell'Ordine dei Medici? Allora, intanto il suggerimento deve partire da un rimprovero, quello di non aver fatto una buona programmazione da parte della politica. Che cosa significa? Significa che i conti erano presto fatti, era soltanto un problema di matematica. Nel 2028 mancheranno circa 34.000 medici di base e circa 42-44.000 medici di ospedalieri. Quindi questo significa che il nostro sistema sanitario nazionale è sull'orlo del fallimento e probabilmente dovrà essere ripensato. Allora, i danni del passato non si possono sicuramente colmare, quelli della programmazione futura è necessaria e doverosa. Perché? Perché, come dicevamo prima, se l'Ordine dei Medici di Lecce iscrive la media di 250-300 medici all'anno e i posti in totale in Puglia sono all'incirca 450-500, questo significa che i nostri ragazzi studiano tutti quanti all'estero. Non solo, ma una cosa molto importante per la quale bisogna tener conto, mio papà era ferroviere, in un'epoca attuale non avrebbe potuto permettermi di laurearmi. Io ho una sorella molto brava, pediatra anche lei. Mio padre in queste condizioni attuali non avrebbe potuto sicuramente mantenere i figli all'università. C'è bisogno di un cambio di passo. Fuori dubbio, bisognerebbe che si andasse un po' più nella democrazia, perché in Italia la democrazia l'abbiamo persa, siamo in un periodo oligarchico, perché se molti dei nostri ragazzi sono costretti ad andare fuori Oltralpe, intendo, nei paesi dell'Unione Medicina, questo significa che lo Stato italiano è carente nel garantire la gestione dei ragazzi e per coronare i sogni che i ragazzi hanno. E diciamo che lo studio adesso è diventato selettivo. Il figlio di un operaio o di un impiegato non può più andare all'università e quindi di conseguenza si acuisce il divario fra ricchi e poveri. E questa è una cosa veramente grave in un paese democratico.